Guarda com'è simpatico. Si staglia sul foglio bianco, mi guarda dritto negli occhi, ritto su quella gambetta sola, perché l'altra se l'è mozzata quando l'hanno imprigionato per tornare libero subito. Bello, viene dal Brasile. Ha un berretto rosso, la pipa incastrata tra i denti e difende la natura da chi la vuole offendere. Ma allo stesso tempo è spiritoso, un po' dispettoso, simpatico. Fa bruciare i cibi sui fornelli, annoda le lenzuola, nasconde le cose che non riuscirai mai più a trovare. Oh, grazie, Patrizio. Julienne, bambino di 4 anni del Brasile, che hai disegnato questo folletto che assomiglia molto al folletto della mia infanzia in Romagna, Masapecol. Anche lui col berretto rosso, anche lui dispettoso, scherzoso, anche lui, simbolo di un fungo che fa sognare i poveri contadini la sera nelle stalle, gli fa dimenticare la fame e la miseria. Così mi trovo attraverso un disegno per mano, bimba. A un bambino laggiù in una terra che non ho mai visto, chissà se mai vedrò. Abbiamo bisogno di voi folletti, saci, mazzapecol. Abbiamo dimenticato di essere stati bambini. Abbiamo dimenticato quella magia dell'infanzia dove ogni giorno è meraviglia, ogni incontro una scoperta e tutto è amore e luce. Roviniamo il pianeta. Grazie.